Appuntamento con Zona Verde, la rubrica di Zona Locale dedicata alle tematiche ambientali. Il focus di questa puntata è sui trabocchi, le antiche macchine da pesca che sono il vero elemento identitario della nostra costa, che non a caso si chiama Costa dei Trabocchi. Ne parleremo con Davide Aquilano, che saluto, presidente di Italia Nostra del Vastese, associazione che si è battuta e si continua a battere per evitare che i trabocchi si trasformino, come di fatto sta avvenendo, in ristoranti sul mare. Allora Aquilano, quanti sono i trabocchi presenti lungo la nostra costa e in che condizioni si trovano? Allora, lungo la costa vastese ci sono 8 trabocchi, di cui la struttura è in piedi. Ce ne sono 3 da ricostruire. Di questi 11, 9 sono vincolati col decreto legislativo 42 del 2002, mentre gli altri, praticamente 2, non sono vincolati, non sono sottoposti a vincolo paesaggistico. L'unico che veramente ha ancora l'identità di trabocco e che quindi funziona da trabocco e non è utilizzato per altri fini è quello della Canale, quello quindi di Nicola Menna. Questa è la situazione allo stato attuale. Poi ci sono vari livelli di finitura, di completamento dei trabocchi. Alcuni sono stati costruiti contravvenendo alle norme e quindi sono stati smontati, altri sono stati ridotti, qualcun altro adesso è stato smontato in attesa di essere rimontato con dimensioni più ampie, quindi c'è una grande varietà, ma tutti però, quasi tutti, vanno in una direzione che è opposta a quella della funzione originaria, primigenia del trabocco, che è quello di macchina da pesca. Qui per esempio siamo a Trave e sì, abbiamo qui un trabocco che ha avuto varie vicissitudini. Sì, sì, nel trabocco sono stati costruiti ben 3 casotti, come potete vedere è una superficie enorme, della parte di sinistra, quindi quella verso nord, è stato persino smontato il tavolato, è rimasto il tavolato soltanto nella parte sud perché può ospitare un casotto. Ma l'andamento nei confronti della costa non è quello originario, perché il trabocco non si pone mai trasversalmente rispetto al motondoso. Qui invece abbiamo un trabocco, tra virgolette trabocco, che è parallelo alla costa. Quindi assolutamente si tratta di una struttura che è nata con altri fini, non quello della pesca. Stavamo appunto parlando di trabocchi che si vanno sempre più trasformando in ristoranti. Mi riallaccio a quello che stavi dicendo prima. Perché i trabocchi vanno preservati e valorizzati e non trasformati in ristoranti come di fatto avviene? Ma l'hai detto tu all'inizio, sono l'elemento identitario di questa costa. Non a caso si chiama Costa dei Trabocchi. La Costa dei Trabocchi, sì, è stata sicuramente come brand, diceva tra virgolette, chiamiamolo brand, funziona molto bene, però allo stesso tempo nella sostanza c'è quasi nulla dei veri trabocchi. Perché sono stati trasformati? Sono stati trasformati perché il trabocco nasce per un'economia di sussistenza, un'economia integrativa. Il contadino che integra la propria alimentazione tramite la pesca, oppure persone, poveri pescatori che riescono a pescare un minimo appunto di pescato tramite queste macchine. E adesso è diventato invece, si insegue un tipo di economia completamente diversa, che è quella sicuramente non solo produttiva ma anche possiamo dire di profitto, per cui il ristorante è sicuramente l'attività che maggiormente consente a queste strutture di trarre profitto. Poi diciamocela tutta, le strutture che vediamo attualmente non hanno nulla a che fare con i trabocchi tradizionali, quelli che risalgono agli anni 60, come ad esempio il trabocco di Canale del 62-63. È un trabocco già evoluto, perché ha la passerella larga, ha la piattaforma bella larga, ha il casotto, ma fino a 40-50 anni fa la maggior parte dei trabocchi era costituita semplicemente da
da semplici tronchi legati tra di loro, legati spesso con corde che venivano persino smontati d'inverno per evitare che venissero distrutti dai marosi. E se uno basta farsi un giro su internet e vedere le vecchie fotografie, soprattutto le fotografie del periodo compreso tra le due guerre, troviamo persone che camminano come scoiattoli proprio su questi tronchi, quindi in maniera del tutto funambolica, cioè proprio come dei funamboli, in maniera molto precaria. Questi sono i trabocchi tradizionali. Anche perché poi il discorso dove nasce, da dove viene, deriva il nome del trabocco? Deriva praticamente dall'elemento centrale, dalla leva centrale, che noi troviamo anche nella lingua francese, trabuchet, che significa catapulta, cioè la leva centrale che scalda. Sì. Ed è quello, quindi è una sineddoche, si è preso una parte per indicare il tutto, è un fenomeno linguistico che avviene spessissimo, noi utilizziamo la nostra lingua, tribunale, che viene, che ne so, dalla pedana dove il giudice leggeva le sentenze, poi è passato ad indicare tutto l'edificio. Quindi da questo elemento, che non è una semplice leva, che comanda anche le altre leve laterali, quindi la leva principale, che è appunto il trabocco, è passata ad indicare tutta la struttura. Poi se derivi dal francese, derivi dal latino, eccetera, sicuramente deriva dal latino. Teniamo conto che esiste anche il torchio a trabocco, che è un torchio che è basato appunto su una leva che preme sulle olive oppure che preme sull'uva, sui grappoli d'uva, spremendoli e quindi ottenendo il liquido. Insomma, l'etimologia è abbastanza, l'origine è abbastanza chiara di questo sistema. Quanto siano antichi? Allora, non abbiamo testimonianze vere, reali, concrete, che risalgono alla fine dell'Ottocento. Gennaro Finamore pure ha fatto una raccolta, ha fatto un censimento, siamo alla fine dell'Ottocento dei trabocchi. Tessile alla fine, alla metà del 200, quindi con Pietro Angelerio, il futuro Celestino V, ma là si tratta semplicemente di una cattiva traduzione, misinterpretazione del testo. Sta di fatto comunque che c'è una bellissima, grandissima traduzione di traboccanti o trabocchieri, come si dice dalle parti della Puglia, come ad esempio la famiglia Verì a San Vito, che ha costruito trabocchi in tutta Italia, mica soltanto dalle nostre parti. Abbiamo i nostri traboccanti, gli Alacci, i Di Biase, che sono ancora attivi, che sono persone che conservano una grande tradizione. E il trabocco quindi è l'elemento che caratterizza la nostra costa e non può essere deformato, perché altrimenti diventa grottesco, diventa un qualcosa che non appartiene più alla costa, che cozza con il contesto costiero. Lo dobbiamo dire francamente, a questo punto chiamiamoli ristoranti sul palafitte, non chiamiamoli più traboccoli, chiamiamoli in un'altra maniera, anche per rispetto del trabocco vero e proprio. Ecco, insomma, la querela, il dibattito secondo me è aperto, però ci vorrebbe un dibattito. Qui invece assistiamo semplicemente all'arroccarsi in posizioni assolutamente imprendibili, assolutamente intoccabili, e sicuramente non fanno il bene del territorio. Però un dibattito nel 2021 c'è stato in occasione dell'approvazione in Consiglio Comunale del regolamento che il Comune di Vasto ha predisposto. Ci fu un grande dibattito anche all'interno della maggioranza, certo, e si approvò un regolamento che addirittura consentiva l'ampliamento dei trabocchi fino a 130 metri quadri. Le associazioni, alcune associazioni insorsero, tra cui Italia Nostra, sì, ed espressero la loro contrarietà, certo, sempre per il discorso che stavamo facendo prima, suppongo, certo, no? Certo. Sì, allora, riprendendo il discorso di prima, che cos'è il paesaggio? Il paesaggio è nient'altro che ciò che noi vediamo del territorio, e se noi ciò che vediamo non c'entra niente col territorio, non fa parte della sua storia, della sua tradizione, che cosa è accaduto? In realtà dal 2019 iniziò un fortissimo dibattito, molto acceso, anche piuttosto aspro, quando la regione cambiò. La legge regionale sui trabocchi per favorire alcuni trabocchi che in maniera spropositata avevano ampliato la superficie, avevano cambiato la funzione. Stiamo parlando di comuni a noi vicini. Comuni a noi vicini,
per andare incontro alle esigenze di questi imprenditori si è fatta questa legge, una legge che è allucinante perché parla di trabocchi che solo la sala di ristorazione 160 metri quadri, più la 50 metri quadri per i servizi, quindi la cucina, i bagni eccetera eccetera, stiamo parlando di 210 metri quadri, specchio d'acqua a disposizione del trabocco di 2000 metri quadri, passerelle larghe fino a 2 metri quadri, insomma stiamo parlando di strutture enormi. Cos'è accaduto? Che in realtà questo dibattito all'interno del comune con le associazioni è iniziato già nel 2020 e poi nel 2021 si è approdata a questo regolamento che in effetti dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Perché? 130 metri quadri complessivamente, quindi sono 80 per la ristorazione più 50 per i servizi. Il Comune di Vasto non ha indicato il numero degli ospiti, quindi delle persone che il ristorante può ospitare o comunque che può stare contemporaneamente sul trabocco, perché si prevedono anche attività didattiche, attività ludiche, formative, ricreative, turistiche eccetera eccetera, che noi come Italia Nostra abbiamo presentato più volte, che abbiamo fatto presente, abbiamo scritto anche alla Regione, abbiamo persino pubblicato su riviste specializzate. Qual è la problematica? Ve lo dico in estrema sintesi, cioè il problema dell'incolumità pubblica. Cioè un trabocco è un edificio a tutti gli effetti, come tutti gli edifici deve rispettare quelle che sono le norme dell'incolumità pubblica. I trabocchi in Abruzzo diventano agibili nel momento in cui c'è un certificato di idoneità statica, che può fare un geometra, un ingegnere, senza particolari prove statiche, quando invece la legge nazionale prevede per questo tipo di strutture, ma per tutti gli edifici, prevede praticamente il certificato di collaudo statico, che è tutt'altra cosa. Bisogna fare delle prove, bisogna vedere che tipo di materiale si utilizza, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di strutture che si reggono, hanno dei pali di ferro, famosi binari recuperati dalle ferrovie, o le travi per le volte fatte con i mattoni e gesso, e sopra vengono impostati con dei bulloni di ferro, dei legni, dei pali, che insomma, allora 60 persone le possiamo ospitare insomma, su una struttura retta in questa maniera? Allora poniamoci questo problema, ecco perché la Regione ha trovato la soluzione addossando al tecnico, perché il tecnico, il Comune di Vasto, stabilisce nel suo regolamento che deve essere il tecnico a stabilire quante persone possono andare sopra la struttura. Ma come può un geometra, un ingegnere, un architetto stabilire quante persone possono andare sopra quella struttura senza un calcolo statico, senza le prove statiche? È questo che noi abbiamo contestato. Poi per il resto si può fare quello che si vuole. Mi sembra che ci fosse anche un discorso igienico-sanitario. Oh, quello poi non ne parliamo, insomma, perché deve essere distante tot metri dalla statale, deve essere distante, adesso non ricordo se 40-50 metri dalla battigia. Può essere una vasca tenuta stagna, che quindi va svuotata. Voi immaginate 60 persone che vanno al bagno. Questa vasca quanto debba essere grande? Perché ogni giorno deve andare allo spurgo. Allora, economicamente poi diventa un discorso poco sostenibile. Oppure una vasca IMOF. La vasca IMOF che significa? Sia che si disperde nel terreno, 40-50 metri dalla spiaggia. E che ci vuole ad arrivare sulla spiaggia? Ok che ne abbiamo già tanti di problemi grazie ai famosi scoli di acque piovane, come li definisce qualcuno, io li definisco fossi perché tecnicamente e geomorfologicamente sono fossi. E poi ci aggiungiamo anche quest'altro problema, purtroppo non c'è un dibattito serio che tenga conto di quelle che sono le osservazioni fatte dai tecnici, da persone competenti, e quindi la scelta poi ricade in maniera, tra virgolette, secondo qualcuno salomonica, secondo me inappropriata, inidonea e pericolosissima per quanto riguarda quella che si chiama l'incolumità pubblica. Per concludere, insomma, dopo quest'ampia disamina, una domanda. Cosa si potrebbe fare per dare la giusta valorizzazione ai trabocchi?
Allora, il trabocco chiaramente può servire anche per la ristorazione, ma con dei numeri limitati. Si siede a tavolino, ci si mette d'accordo. Chiaramente qualsiasi traboccante, qualsiasi proprietario di ristotrabocco deve sapere a che cosa va incontro, deve farsi i suoi calcoli, perché dopodiché, come è previsto nel regolamento del Comune di Vasto, benissimo, ci sono tante altre attività, ci sono quelle turistiche, sono quelle didattiche, quelle educative. Allora cerchiamo di ampliare il discorso su questo, su quest'altro versante, che da noi è assolutamente non c'è nessun dinamismo su questo punto di vista. Si pensa semplicemente, solo ed esclusivamente al ristorante. È vero che alcune attività sono state svolte anche da alcune scuole, ma non ogni tanto, non sporadicamente. Io mi aspetto che a primavera, d'estate, quando c'è la buona stagione, visite guidate, eccetera, è un introito. È chiaro che non è un introito paragonabile con quello che può avvenire con un ristorante, che dà lavoro anche a delle persone, non dimentichiamoci, questo è importante. Però, diciamocelo francamente, giochiamo a carte scoperte, vediamo. Troviamola una soluzione. A questo punto Vasto potrebbe diventare un modello anche per i comuni limitrofi, che a dirla tutta, tranne qualche raro caso, effettivamente la stanno facendo veramente grossa, ma veramente grossa. Ecco, quindi il trabocco va assolutamente tutelato nella sua funzione originaria, la pesca. Non ci dimentichiamo, abbiamo detto finora, anch'io ho detto attività formative, educative, ci siamo dimenticati della pesca. Quella è la cosa fondamentale. Il motivo per cui è nato. Per poi cui in è realtà. Nato, quindi ripristiniamolo. Sì. I 3 trabocchi che si devono ricostruire, ma facciamoli ricostruire, se possibile, come trabocchi da pesca. Poi, è chiaro, non possiamo neanche entrare nelle tasche delle persone che hanno fatto i loro conti e che vogliono svolgere un'attività imprenditoriale, che va rispettata, però va rispettato anche il paesaggio, perché altrimenti è inutile che diciamo Vasto è bella se poi la stiamo deturpando. Vasto non sarà più bella se il turista viene a Vasto, perché Vasto è bella, lo è ancora abbastanza bella, ma diventerà sempre più brutta e quindi perderemo tutto. Questo è il discorso, è molto semplice. Attenzione, al brutto ci si abitua. Vedete, ci sono persone che abitano in condizioni precarissime, ma loro, per loro è la normalità, in condizioni della sporcizia, in condizioni igieniche pessime. La stessa cosa, il paesaggio che diventa sempre più brutto, la collina di Vasto che si sta riempiendo sempre più di case, e gli alberi che vengono distrutti, eccetera, vengono abbattuti. Questo significa abbruttire il territorio e abbrutire la popolazione. Modificare sostanzialmente il paesaggio. Il paesaggio, viva Dio, è tutelato dinamico, dalla Costituzione. È tutelato, però deve essere anche dinamico, si deve anche modificare. Però se scegliamo una vocazione, se affermiamo che Vasto ha una vocazione turistica, benissimo, le industrie stanno da una parte, la riserva sta dall'altra, il centro abitato sta da un'altra parte, ma evitiamo di distruggere il paesaggio. Se avessimo la necessità da un punto di vista demografico o da un punto di vista anche occupazionale, ok, va bene, mettiamoci d'accordo, distruggiamo il paesaggio perché ci conviene dal punto di vista economico e serve per la popolazione locale, ma assolutamente non serve, anzi stiamo distruggendo un importante elemento di reddito del nostro paesaggio, del nostro territorio, che è il paesaggio. Grazie. Prego.